Game One. Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo game plan in compagnia di Demetrio del Bazar di Via Latta. Salve a tutti. Con Centurion al centro e due generali piuttosto insoliti. Yagmoth, pilotato da Nicola Improta, e Chulainn da Francesco Novani, che è di fatto il massimo cultore fautore di questo generale molto particolare. Sì, sono due generali molto interessanti. Yagmoth può essere giocato sia molto control che molto aggro, quindi vedremo come lo giocherà il nostro Improta. E Chulainn è uno di quei mazzi che, una volta che hanno il terreno giusto, chiudono in un turno. Sì, è il classico combo a base creature. Poi e partiamo con Bitter Blossom, quindi sì, infatti proprio la manna dal cielo. Sì, infatti Nicola si sta preparando il terreno per i classici effetti che Yagmoth permette di fare, cioè sacrificio, vantaggi, pescate e così via, il tutto condito un po' di life gain qua e là, giusto per non morire da soli. E dall'altra parte invece vediamo che la risposta subito immediata. No, ma questo è uno dei vantaggi di avere un mazzo a base ETB e creature che in qualche modo riescono a fare vantaggio da questo tipo. Adesso vediamo dall'altra parte cosa sta rispondendo. Smuggler Scopter, che è una gran carta in questo mazzo, perché sì. Yagmoth sicuramente cercherà di recuperare qualcosa dal cimitero, e quindi abbiamo facilmente vantaggi assortiti da questo punto di vista. Adesso vediamo con Chulainn, che deve arrivare ai fatidici 5 mana per giocare il comandante. Intanto Netclubber, così ci togliamo Reclamation Sage. Esatto, sì, altra cosa che ovviamente il life motive di Yagmoth sono i segnalini -1/-1, e quindi avere una creatura che, certo, in questo caso, e in più manovra immediatamente e picchia. Partenza molto aggressiva. Sì. Tra l'altro, nel frattempo è arrivata anche una Cavern of Soul, che quindi proteggerà da counter. Certo. Aradal, insomma, la partita sta già prendendo forma molto velocemente. E qui abbiamo uno degli enabler tipici di Chulainn, che che permette di fare mana tappando terre, con lui che magari entra e esce senza costi di cast, quindi con vantaggi. Intanto Liliana Heretical Healer che spunta, ma vedo Liliana, vedo qualcosa che si Queller. Altra risposta tipica di Chulainn per cercare di arginare chiaramente questo tipo di carta, che in questo mazzo diventa Planeswalker in niente. Sì. Chiaramente. Tanto ma vediamo che il Prota ha una risposta. Fatal push. Sì. Qua sicuramente sta cosa sarà un problema. Liliana si piega, manovra e sterza tutto quello che può in Prota. Certo, anche perché in questo caso sono 5 danni che cominciano. E una pescata e una scartata. Esatto. Para, quindi ne prende solo 2. Vedo che sta continuando a scartare terre. Il nostro Aradal si vede che le carte buone non ne ha tantissime. Che di solito quello che fa questo mazzo è buttare creature nel cimitero per magari rianimarle e fare cose. A parte che con il numero di terre che ha, letteralmente può giocare quello che vuole. Sì, infatti ormai 5 penso che siamo top di curva per questo mazzo. Anzi, credo che 4 sia il top di curva, cioè il comandante sia il massimo. Infatti, ora lo casta. Protetto da cavern, il che è un problema chiaramente per Chulainn. Assolutamente. E Great Crawler. Che qui con Liliana in campo. È incredibile. È una giocata infinita praticamente, sì, perché la tua art bellissima che arriva, penso, da un Secret Lair, credo. Sì, è da un Secret Lair di Innistrad, non so quale delle due espansioni, ma
avevano fatto tutta in stile poster di film horror, molto molto carino. Adesso qua si piega per una tonnellata di danni, Bird of Paradise spara quel che può, Paracopter che è la cosa più pesante, intanto però sono entrati 4 danni, credo che andrà, qualcuno giocherà a Blitz l'Underdog, forse il prossimo turno vedremo. Mm-hmm. Quella è un'altra carta super forte che è uscita con New Capenna, che qua va proprio a nozze. Intanto presumo che con Yagmoth, infatti, viene sacrificato per far flippare, penso, Liliana. Sì. Sì. Infatti si flippa. Che tra l'altro, facendo lo zombie, gli permette di rigiocare Gravecrawler. Esatto, sì, infatti, questi sono i trucchetti di questo mazzo. Cioè, il cimitero, la mano aggiuntiva, tu se non te lo toccano, continui a fare veglio a tutto spiano. Sì, infatti, ovviamente ha pescato una carta, ha aspettato per vedere se poteva giocare qualcosa di più interessante, ma gioca Gravecrawler e quindi si ricomincia. Mm-mm. Ha avuto un inizio e molto aggressivo. Sì, ma soprattutto è molto duro adesso riuscire per fa scartare. Francesco Novane, esatto, fa scartare con Liliana e qui cominciano i problemi. Vediamo Pact of Negation e Expedition Map invece dalla parte di Improta. Però gioca uno Snapcaster Mage per riprendere cosa? Vediamo, nulla, non ha lanciato nulla. No, non ha lanciato nulla. No, forse però decide di giocare Time Spiral che qui potrebbe risultare una bella risposta, no? Sì. Perché a mano vuota è un tentativo di rimescolare le carte, i cimiteri, esatto, soprattutto i cimiteri, esatto, riprendere di nuovo tutte, sì, qui il rischio è che dai anche un vantaggio all'avversario potenziale, però Chulei in un mazzo combo l'idea che ha è quella di fare il massimo profitto possibile con le carte, quindi magari è fortunato, pesca un nuovo gruppo di carte, sì, che gli permette di scombare. Quindi vediamo intanto cosa tappa con tre giochi. Ecco. Pesante. Questa sì, qui è una cartona che permette magari di, e infatti esiliare e trasformare Yagmoth e trasformare Yagmoth in un alce inutile, almeno per le strategie del mazzo, quindi far arretrare un pochettino l'avanzata di Arda. È chiaro che Oko farà una brutta fine da lì a poco, però intanto palese, perché ha il bersaglio sopra, esatto, però perlomeno ha rallentato un pochettino l'avversario. Infatti in risposta lui sacrifica Gravecrawler per distruggere il caster, giustamente, e certamente lui fa piazza pulita. Intanto potrà rigiocarlo quando vorrà, perché ha comunque uno zombie in campo. Quindi diciamo che per lui è male minore. Adesso vedremo di cosa succederà. Intanto ho qui a 5, però credo che con quello che c'è in campo 5 punti in realtà salteranno facilmente. Ha ancora 3 mana, vediamo cosa può giocare con quei 3 mana. Esatto. Intanto abbiamo uno Yagmo trasformato in alce. E niente, passa. Vediamo un po' cosa. Sì, aia, rimane scoperto. Sì, a meno che abbia qualcosa con Flash. Adesso vedremo un po' cosa potrà succedere. Però intanto, anche se avesse un parante, diciamo che salva un turno da un assalto dei punti vita, perché in campo in questo momento ci sono 6-10 danni. Oko farà un po' da fare a fulmine almeno per un turno. Infatti qua gli rigioca Gravecrawler, che chiaramente andrà a manovrare Cottero, andrà a manovrare l'elicotterino. Vediamo un po' cosa fa il nostro gioca a terra qui con tutto questo mana e tutte quelle carte, fa veramente paura. Infatti gioca uno Springleaf Drum giusto per non avere abbastanza mana. Sì, diciamo che in questo momento più che di mana forse Aradal ha bisogno di qualcosa per in realtà Shambling Ghast per fare di nuovo Velio e avere
una delle carte magari migliori per questo mazzo, prese da un set anche abbastanza recente. Sì, sì, infatti. Qui Bastion, adesso, ok. Sì, sì, ormai il setup è completo. Sì, sì, sì. Direi che, infatti, qua sta per arrivare una risposta, credo. Spellqueller. Infatti, Spellqueller è tornato a salvare. Ce l'ha incollato alle mani. Sì, sì, ma gli è andata bene, anche perché Bastion sarebbe stata una chiusura. Qui con i potenziali mezzi che ha a disposizione. Ah, è vero che non ha comandante, ma soluzioni per sacrificare creature e fare danni ne avrebbe avute di sicuro. Intanto piega terza tutto. Con tutto. Eh sì, per forza. Presumo che bersaglierà il più possibile Oko per evitare che, infatti, lui piega addirittura tre creature contro Oko per essere certo che anche un eventuale blocco non faccia danni. E la guarda la faccia. Spellqueller non fa assolutamente nulla. Troppo prezioso tenere Bastion imbrigliato. Anche perché non sappiamo cosa ha in prote in mano. Magari poteva avere un -1/-1 così a instant. Sì, sì, infatti. Bellaggio di Priver. Preferisce giocare una creaturina che fa zombie. Di nuovo, altra carne da macello, ma in questo momento qua. Finché Yagmoth resta un alce, non è così fondamentale. Fa solo board. Anche se fare board in questo momento potrebbe essere un'opzione. Sì, sì, sì. Perché... Visto Wasteland... comunque la sua giocata aggressiva. Esatto. Wasteland potrebbe essere un'ottima risposta per quel cavern non solo. Anche se in realtà, secondo me, in questo momento qua, infatti, Liliana va mandata indietro. Se no, la ultimate potrebbe essere. Mm-mm. Un problema parecchio, un problema grosso in questo caso, perché non deve arrivare a oltare. No, anche perché sennò sono guai. E Wasteland tappata, però anche un'altra incolore blu, vediamo cosa viene giocato. Tap 5, sì, il comandante. Aspetta, Chulain. Immaginavo, perché in questo momento qua serve value e gioca Cloud of Fairies, lo ripesca. Che l'ho ripescato anche lui. Permette di giocare terra, stappare due terra, adesso di nuovo tre mana. Stappa Arbolev. Ah sì, sì, adesso comincia a incastrare giocate, stap, un tap, robe varie. Vediamo. Potrebbe essere succede. Il giro di boa? Potrebbe, sì, sì, perché Chulain ha questa capacità di partenze. Sì, sì, di ribaltare la situazione all'ultimo. Sì, sì, perché è proprio la sua natura combo che incastra diverse carte potenziali. Adesso chiaramente non so se ha qualche cosa che possa in qualche modo fare ulteriore vantaggio, o magari ha pescato con questo Arboleth qualcosa, vediamo. Intanto ha giocato un'altra terra, quindi questo è un altro vantaggio enorme che fornisce Chulain, che fa un ramp mostruoso con i giusti incastri. Va in hand. Va in hand. Sì, si lascia tre mana aperti. Tre mana aperti che, diciamo, possono fare qualcosa, non lo so. Però in questo momento ha almeno dei paranti da poter frapporre. Gli Yagmoth, 4 mana. No, 3, 4. Ah no, gioca qualcosa. Eccolo qua. Tenacious Underdog, eccolo, giocato con Blitz. Blizzato. Sì, sì. Blizzato. Blizzato. Che ovviamente qui cosa si fa? Si piega per ovviamente cotto. Elicotterino che viene equipaggiato. Viene manovrato. Si entra in combat e si piega tutto. Per forza di cose. Bisogna mettere pressione. La combat credo che sia l'unica cosa ormai utile per portare a casa la partita prima che Novani deve mantenere la pressione, cercare di farlo fuori prima che esploda in una combo da un turno solo. Sì, sì, infatti qua i danni sono tanti, dovrà per forza di cose per forza. Vediamo, dovrà sacrificare dei pezzi. Sì, vediamo un po' cosa riuscirà a fare Novani. Ha sempre tre mana
disponibili. Quindi vediamo un po' i blocchi. Uno lo para con Chulain, volendo, anche se è abbastanza rischioso perché il -1/-1 sono in agguato nel mazzo di Improta. Vediamo un attimo cosa decide Francesco. Intanto se la sta pensando. Diciamo che se para i pezzi grossi non è ancora morto, no. Ancora un turno disponibile. Esatto. Però vediamo un attimo cosa viene fuori. Il fatto è che è in una brutta posizione comunque, perché se para perde comunque dei pezzi che lo possono portare alla vittoria, e a meno che non pesca un qualcosa come una Eternal Witness, la vedo molto difficile se perde ad esempio Cloud of Fairies. Sì, qui penso che di sacrificabile, almeno in questo momento qua, il più sacrificabile è Arboreth. Sì. Cloud of Fairies di fatto è uno dei pezzi, sì, di una possibile comba. Eppure decide di parare. Decide di parare, vediamo un po' come si sviluppa. Ecco, aspetta. Un bianco? Sta a giocare. Effimerari? Sta arrivando? Lo sapevo. Lo sapevo. Effimerate a salvare Cloud of Fairies. Dandogli anche così due mana in più, un rebound per avere più mana, quindi il nostro Francesco si sta preparando per Effimerate. Va temporaneamente in esilio, stappa due terre. È chiaro che in questo momento qua un 3-3 è stato bloccato senza danni. Arboreth verrà in qualche modo sacrificato e Tenacious Underdog finisce nel cimitero perché fa pescare. Lo para, però la Arda pesca e soprattutto ha ancora mana Nicola per poter fare cose nell'M2, quindi indipendentemente da cosa trova ha 4 mana ancora disponibili. Quindi quello che adesso Novani si trova in una bruttissima posizione, e o fa combo o entra in combo oppure è finito a 5 punti vita, non sono abbastanza. No, con tutte le creature che ci sono in campo deve vincere questo turno. Lui rigioca Underdog, chiaramente gioca Underdog, però diciamo che in questo momento qua è influente nella misura in cui entra tappato. Lo tappa per questa è brutta. Aia. Questa carta qua, questa comunaccia bruttissima. Lui si sacrifica giustamente Yagmoth, che potrà rigiocare, libera Bastione perché è l'unica cosa che in questo momento qua gli incide poco, relativamente poco, perché in realtà Liliana non ha ancora fatto nulla in realtà, no. Non ha fatto né più uno né meno, quindi bisogna vedere cosa deciderà. Contando che l'avversario è a una sola carta, fa giustamente. Che brutto! Cloudstone Curio scartata. Questa è una notizia veramente brutta per lui. Sì, adesso lui cerca di rimbalzare Ephemeral per pescare qualcosa e sperare, perché Cloudstone Curio gli avrebbe praticamente permesso di non dico andare in combo, ma sperarci. Mm-mm. Infatti adesso Bastion of Remembrance giustamente è morto Underdog, quindi danno in faccia. Lui tappa per rimbalzarsi Iris. Tenta il tutto per tutto cercando di pescare qualcosa, un'altra carta, qualsiasi cosa. È l'ultimo tentativo disperato di riuscire a fare qualcosa. Sì, anche perché in questo momento qua è andato in draw. M1 tappa per un'isola,
No, sta studiando cosa tappare, stappare. Ah, Prende ha fatto il Spigrin pilgrim. e pesca. Altra creatura, quindi c'è ancora una possibilità. Bisogna vedere il mana a disposizione a questo punto. Però ha ancora Cloud of Fires. Ah, Shaman of Forgotten, altra creatura, però costo 3. Quindi altra speranza, Cloud of Fires. Rigioca per cercare di pescare un'altra carta. Vedi, questo mazzo è già perché ho tre carte nel giro di niente. Brainstorm. Brainstorm. Quindi altra possibilità di... bisogna vedere. Intanto ho giocato anche terra. 4 mana, con 4 mana potrebbe potenzialmente giocare qualcosa di utile. Vediamo però. No, Cosa trova? No, Cyclonic Rift, Cyclonic niente. Rift, quindi niente. Mi sa che la partita è compromessa. Game 1 Infatti, finito. la concede. Game 2. Eccoci qui, cari naviganti, game 2 di questa sfida tra Chulain e Yagmoth, pilotati rispettivamente da Novani e da Improta, con Chulain che per un soffio è riuscito quasi a strappare la vittoria, ma alla fine Yagmoth ha avuto la meglio. È stato di fatto una fase agro veramente solida che è Abbiamo riuscita a visto proprio smontare. Improta fare una partenza a razzo con un Sì, aggro sì. efficiente, cattivo al punto giusto, che ha messo pressione fin da subito sull'avversario. Sì, poi purtroppo Chulain ha perso un pochettino di tempo, non ha trovato le carte giuste. Tra l'altro ha anche perso un Claustro Curio scartato, che quindi gli avrebbe permesso comunque di fare, beh, appunto, un po' di value. Vediamo adesso che qui la partenza è abbastanza tranquilla. Quindi... Wasteland è di di nuovo nuovo il cottero. Smarrio. Cavoli. Totero è veramente una Sì. cartona in questo mazzo e infatti purtroppo dall'altra parte Novani non è riuscito a replicare questa giocata. Bisogna solo vedere se... infatti no, Nested Scrambler Nested Shambler. Altra carta arriva... molto bella per sto mazzo che è uscita Sì, da sì, sì. poco, tra virgolette poco. Assolutamente. Infatti qui si Manovra picchia, e si picchia. Pesca si picchia per 3 e soprattutto si fa value e andando scarta. a... sì. Questa cosa qui fa veramente una manna e scarta tra l'altro una carta che può essere rigiocata al Gutterbones. cimitero. Esattamente, Gutterbones. Vedo un Wasteland che forse piega no. Preferisce tenersi la seconda terra. Vediamo un po' come va adesso. Novani continua a rampare tranquillo, però gioca 3. Cosa gioca 3? Claustro Curio. Oh, E questo qui. potrebbe Sì, equilibrare la qui. partita. Decisamente. A quanto pare Yagmoth se ne frega altamente. Pesca scarta. Non ha fatto land drop, il che potrebbe essere un Sì. problema. Però gioca anche Bookwalker. A A uno, 1, ok. che vuol dire due creature a Sì. 1 ottime per Yagmoth, però non ha fatto land drop, quindi l'altro invece sta andando spedito a 4 mana. Vediamo cosa fa. Non fa nulla, resta open, il che Fa presagire lascia niente di spazio buono. tanto. Esatto, qui si continua A con manovrare e ovviamente picchiare. sì, anche perché presumo per averci una Re. risposta. Spellqueller. Spellqueller che continua a fare Che è usato come parante a sorpresa. esatto, però vedo che comunque l'effetto sì, perché va in attacco, lui scarta un'altra creatura che può tornare dal cimitero. Se sì, qua Witch Cottage, bruttina giocata così, Giocata però proprio vabbè, male. Lightning però Greaves. intanto però Lighting Greaves diciamo che compensa questa terra bruttina, va a equipaggiare il Walker, più che altro perché lo protegge da eventuali rimozioni per eventuale parata.
viene giocato Eternal Witness, che va a riprendere l'unica cosa possibile, cioè Spellqueller. Perfetto. Che quindi va a fare... va in end e va ritocca in prota. Esatto. Che a questo punto... guardiamo cimitero, visto che ormai si sta... si è riempito di carte interessanti, anche Pledge Banker potrebbe essere una carta carina. Wasteland tappata, io non capisco mai se viene tappata per mana o ha altre finalità. Sì, invece ha altre finalità, viene, va a spaccare, quindi vuol dire che il nostro in prota o ha un'altra terra o è, o si affida, è molto sicuro di sé, all'elicotterino. Di nuovo Tenacious Underdog al cimitero. Gioca 3 Liliana. L'altra Liliana. questa fa male. Sì. Questa fa molto male, anche perché va subito in uno e spacca Eternal Witness. Quindi qua abbiamo un parante, abbiamo però Spellqueller dall'altra parte che si è ripreso Novani poco fa. Vediamo un po' cosa cavano. Cavolo, non so che in questo caso serve avere giusto una terra Spirit per proteggere Spellqueller. Sì, in realtà forse per castarlo per avere il mana, perché qui in questo momento qua counter non credo che il nero, a parte un redirezionare, non ha ancora al momento nel suo color bar. È anche vero, però non si può mai sapere. Magic Wizard ci ha insegnato che il color pie può essere infranto quando serve, soprattutto se sei verde. Soprattutto se quello assolutamente. Shambling Ghast che viene usato per manovrare, credo. No, viene usato in Scrambler. Vediamo un po'. Sì, in questo momento lì. Però sgancia gli stivali. Sì. Sì, credo che appunto lo faccia per picchiare, mantenendo sempre un parante che in qualche modo può morire per la causa. Qui vedo un tappo 3, non ho capito, probabilmente giocherà... no! Attiva i Gangio! Sì, questa è assolutamente utile in questo momento qua. Ci saluta l'elicottero e in questo momento... Liliana farà sicuramente il più uno. No, sì. Sta guardando il cimitero con Caval Therapy, probabilmente. Sì. Scarta Spellqueller. C'era un Family Rose che abbiamo visto a 30 secondi. Intanto viene scartato un Geralth Messenger. Viene tappata un po' di roba e si gioca Yagmoth. Sì, Yoga Yagmoth con Lightning Rift poggiato sopra, che in questo momento fa cose. Viene giocato Chulainn, un po' rischioso vista Liliana in campo, però credo che ormai si debba fare il tutto per tutto, anche perché sì. Infatti discard, aveva Elesnor, che in questo momento qua a Chulainn serve praticamente a nulla, o perlomeno non a molto. Qui si picchia per 4, si para, lui giustamente lo sacrifica per fare il dannino. Gli aveva fatto anche proliferare, quindi sì. Ha due totteri sopra. Qui il nostro Chulainn mi sa che ci saluta molto velocemente, perché comunque con tutto il mana, le pedine che c'è in campo, può fare quello che vuole. È un problema, è a zero carte, non ha mana in più per rigiocarlo velocemente. Questo è un problema. Mi sa che Yagmoth sta mettendo la firma sulla vittoria. Adesso vediamo. Sì, poi gioco un altro pezzo che fa meno uno. Sì, non deve neanche sacrificare tutto il board.
Sacrifica lui, sacrifica, fa meno uno, pesca e ciao. Gioca anche terra, quindi figurarsi, a mana per, infatti sacrifica il Nest Scrambler, che fa anche pezzo, quindi proprio il piatto è servito. Yagmu, devo dire che difficilmente si farà, addirittura un unearth, quindi ciao. Geralt Messenger, giusto per mettere ancora più pressione, problemi, e infatti Infatti concede, concede. non ce l'ha proprio No. fatta. È stata comunque una bella partita, devo dire, molto combattuta, anche se The winner is